Buonasera da Onda TG, abbattuti i tempi di attesa al punto nascita dell'ospedale di Sulmona che ottiene il punteggio pieno dopo il check-up eseguito dalla ASL. Sentiamo i particolari nel servizio. Il punto nascita dell'ospedale di Sulmona annulla e abbatte le liste di attesa, incrementando il numero di visite al giorno, battendo quasi il record degli ultimi anni. Rassicuranti dati che arrivano ad ostetrice e ginecologia, reparto dell'Annunziata, il cui futuro non è ancora molto chiaro. Quello che è certo però è che la celerità sta diventando il metodo e il trait d'union del reparto. Le visite prenotate da settembre a dicembre 2016 sono state programmate e seguite dal personale del reparto. Ora si punta ad abbattere anche quei controlli fissati per il 2017. Lo snellimento delle liste d'attesa era cominciato in verità già dall'inizio dell'anno. Il punto nascita ha ricevuto recentemente anche il check-up dell'azienda sanitaria. L'operazione rientra nei progetti audit che servono a verificare se e in quale misura gli obiettivi e la strategia fissata dalla ASL vengono rispettati e seguiti all'interno delle unità operative ospedaliere. Si tratta, per farla breve, di uno screening accurato a 360 gradi, dall'organizzazione del reparto alla formazione del personale, dalle procedure operative e l'accoglienza, dall'ambiente all'igiene e tempi di attesa, passando per le modalità di accesso e per la gestione delle attrezzature. L'esito per il reparto di ostetricia e ginecologia dell'Annunziata è stato sorprendente, ha ottenuto il massimo del punteggio. A buon intenditor, poche parole. Ancora sanità, una passerella inutile dopo 7 mesi, così responsabile del Tribunale per i diritti del malato Edoardo Facchini sull'inaugurazione delle 3 nuove sale operatorie dell'ospedale. Se il nuovo ospedale farà la stessa fine delle sale operatorie, lo inaugureremo fra 7 anni. È la provocazione lanciata dal responsabile del Tribunale per i diritti del malato, Edoardo Facchini, all'indomani dell'annuncio della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, che ha fissato per giovedì 22 settembre il taglio del nastro delle 3 nuove sale operatorie che dovevano essere già pronte per dicembre 2015. Per Facchini si tratta di un'inutile passerella, nonché un'inaugurazione in pompa magna che arriva dopo 7 mesi. Non chiederemo più conto in futuro, prosegue, a chi ha sbagliato o non ha fatto in tempo a fare le cose che doveva fare, ma ci rivolgeremo ad altre istituzioni come Tribunale e Corte dei Conti. Mi vergognerei a fare la solita sceneggiata, rincara il responsabile del TDM, auspicando che d'ora in poi le sale operatorie restino in funzione dal momento che sono passati mesi dalla prima inaugurazione che era stata fissata dal predecessore di Tordera il 31 dicembre 2015. Il collaudo delle sale operatorie è cominciato in effetti solo nel mese di agosto. L'entrata in funzione si è verificata lo scorso 6 settembre. La ASL ora ha deciso di suggellare formalmente la conclusione dell'iter burocratico con la cerimonia di inaugurazione, alla quale interverranno il direttore generale della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, Rinaldo Tordera, l'assessore regionale alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini e le autorità civili e religiose. Associazioni e privati insieme donato un letto al reparto di oncologia dell'ospedale di Sulmona che servirà per le chemioterapie. Sentiamo i particolari. Un nuovo letto per il reparto di oncologia e ematologia dell'ospedale di Sulmona, frutto di una virtuosa macchina della solidarietà attivata dal medico Alberto Panella. Ho sperimentato sulla mia pelle che cosa significa aver bisogno di uno strumento del genere. Se oggi sono guarito è perché mi sono curato presso l'ospedale di Sulmona, ha esordito lo stimato e affermato dottore. Avevo necessità di fare la chemioterapia. Ho preferito farla qui a Sulmona e per non andare fuori, perché credo il nome di questo reparto era ben conosciuto, e già dal primo ciclo di chemioterapia ho visto che avevano una poltrona rotta. È chiaro che la prima domanda che io ho fatto, ho detto: scusate, ma sta poltrona perché non si cambia? Cioè, ma sai, l'ASL non c'ha i soldi, tu sei medico, lo sai benissimo. Ho detto: io perfetto, allora finiamo questo ciclo di chemioterapia e io mi attiverò per donare una poltrona. Panella ha buttato giù l'idea, ma perché il sogno diventasse realtà, sono spuntate una serie di associazioni e volontari che si sono cimentati in una vera e propria gara di solidarietà. AIL con la presidente dell'Aquila Alba Palazzi Agostinelli, Borgo San Panfilo con in prima linea il capitano Paolo Alessandroni, Banca Mediolanum con Luzio Antonini, i giovani di Natural Moving che lo scorso anno hanno raccolto parte dei fondi in un musical al Teatro Caniglia, il Lions Club di Sulmona che non ha fatto mancare il suo modesto contributo e non per ultimo l'orefice Giuseppe Di Rimacco che ha impiegato la sua merce più cara per sposare la nobile causa. È bastato un colpo di telefono, nonché un veloce
passaparola per attivare il grande circuito di solidarietà che ha portato alla donazione del letto per chemioterapie, in questi giorni già occupato da un paziente. Io mi sono adoperato in un altro modo, ho preso dei regali dal mio negozio e con la collaborazione del capitano del Borgo San Panfilo abbiamo fatto una lotteria e così tutto il ricavato lo abbiamo devoluto per comprare questo lettino. Non finisce, la cosa non finisce qui, siamo disponibili, lo abbiamo già dichiarato con i primari, a nuove iniziative perché manca anche altro materiale. Non posso esimermi assolutamente da questo tipo di aspetto e quindi ci siamo subito messi a disposizione con questa vendita di biglietti agli amici, chiaramente, e quindi abbiamo raggiunto lo scopo. È arrivato il bonifico e noi con quella cifra intera l'abbiamo impiegata per acquistare questo letto. L'abbiamo corredato anche di un materasso perché avevamo la somma per farlo. A spiegare i particolari dell'iniziativa solidale sono stati questa mattina i promotori nel corso di un incontro con la stampa al quale ha preso parte anche il primario del reparto di ematologia Mauro Dianni, che ha ribadito la forte necessità di mantenere il presidio sul territorio perché ha specificato: sicuramente questo reparto può aiutare pazienti che non possono muoversi e hanno comorbidità tali che necessitano di un presidio ospedaliero vicino a casa, e una struttura come quella di Sulmona fa sì che un reparto diciamo amichevole più vicino a casa possa incontrare appunto l'esigenza del paziente più facilmente rispetto ad un reparto un po' più lontano, soprattutto, ripeto, per pazienti che hanno una certa età, con grosse comorbidità, che non possono affrontare viaggi quotidiani. La donazione del letto al reparto di oncoematologia è la conferma che il motore della solidarietà cammina sulle gambe di una comunità unita. Complimenti ai promotori. E dalla sanità passiamo all'economia. Un premio dall'ASCOM per 60 attività del territorio che hanno resistito alla crisi. Sabato la cerimonia. Hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita di Sulmona e del territorio, resistendo alle crisi e ai cambiamenti economici e sociali che si sono susseguiti negli anni. Sono oltre 60 le attività storiche operanti nel capoluogo Peligno e su tutto il territorio che saranno premiate sabato 24 settembre da Sconfidias con Servizi Sulmona. I premi assegnati sono la targa blu per le attività con almeno 35 anni ininterrotti e la targa oro per i 50 anni e oltre. Negozi di abbigliamento, accessori, prodotti tipici, ma anche agenzie di viaggio, librerie, ristoranti e ferramenta, svariati settori commerciali che per la prima volta a Sconfidias con Servizi Sulmona ha deciso di raggruppare e premiare per il lavoro svolto. Sono davvero orgoglioso di premiare così tanti commercianti, afferma Claudio Mariotti, presidente di Sconfidias con Servizi Sulmona, che nel tempo con dedizione e onestà hanno dato lustro al territorio. La nostra cooperativa è attiva sul territorio da 36 anni fornendo servizi e sostegno a commercianti, imprenditori e liberi professionisti e non a caso è stato deciso di premiare l'operosità di chi ha sempre lavorato con dedizione. A dare un valore aggiunto a tale premiazione, sottolinea, è che arriva da una cooperativa operante a Sulmona, gestita da persone di Sulmona, primo fra tutti me che ho sempre creduto in questo territorio. La cerimonia che si svolgerà nell'ambito di una conviviale in programma sabato 24 settembre alle 20 al Meeting Hotel di Sulmona, prevista anche la partecipazione del sindaco Anna Maria Casini. E ora ci spostiamo all'intro d'acqua per parlare della nuova scuola. Il governo sblocchi presto i fondi, così il sindaco Terenzio Dicenzo che si appella al governatore dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso intercede a nostro favore presso il governo centrale perché si arrivi allo sblocco dei fondi in modo tale che anche la comunità di Introdacqua avrà la nuova scuola. A smuovere le acque in queste ore il primo cittadino Terenzio Dicenzo all'indomani del suono della prima campanella nei locali dell'incubatore e delle attività produttive allestito in tempi record come plesso scolastico. Questa è una soluzione provvisoria e deve rimanere tale, tiene a precisare il sindaco che rimarca. Dopo il sisma del 2009, motivo per cui era fatta la valutazione di vulnerabilità sismica, il coefficiente del plesso scolastico era pari a 0,26. Abbiamo fatto richiesta di contributo, presentato progetto definitivo che è stato ammesso in finanziamento di circa 900.000 euro, che avrebbe portato però a un nuovo indice di 0,60. È stato l'ufficio della ricostruzione a quel punto a proporci 100.000 euro in più per costruire una nuova scuola, ma di fatto quei fondi sono bloccati, spiega il sindaco. Visto che abbiamo spostato i ragazzi nella sede dell'incubatore
operatore. È ora di pensare a un intervento concreto anche per Introdacqua, conclude Dicenzo. Dobbiamo rendicontare il presidente D'Alfonso dicendogli che è vero che noi abbiamo aderito al suo appello per il passaggio dalla cultura della prevenzione a quello dell'emergenza. Però chiederemo la sua intercessione sul governo centrale per avere finalmente lo sblocco dei fondi per la realizzazione della nuova scuola, perché noi, questa è una bella situazione, è una bella soluzione, è una bella struttura, però è una struttura provvisoria e tale deve essere, noi vogliamo una scuola nuova. La nuova scuola dovrebbe sorgere nella zona PEP del paese, trattative sono in corso con il proprietario. Sarà estesa entro la fine dell'anno la raccolta differenziata porta a porta per tutta la città di Sulmona. L'annuncio dell'amministratore unico del Cogesa Giuseppe Quaglia. In arrivo i mastelli. Entro fine anno sarà estesa per tutta la città di Sulmona la raccolta domiciliare porta a porta. A darne notizia l'amministratore unico del Cogesa, Giuseppe Quaglia, a margine della conferenza stampa di Puliamo il Mondo, l'iniziativa di pulizia e sensibilizzazione ambientale promossa da Legambiente. C'è una pianificazione, in questi giorni si stanno completando le procedure di gara, non appena saranno disponibili, saranno forniti i contenitori per tali attività, Cogesa è pronta a iniziare finalmente la raccolta domiciliare. Nuovi servizi nel frattempo stanno per approdare nell'edificio di Noce Mattei, si tratta di un centro di raccolta materiale e uno per il riuso. E notizia proprio di questi giorni la concessione di finanziamenti da parte della Regione Abruzzo. C'è notizia di questi giorni, la Regione Abruzzo ha concesso un finanziamento che verrà utilizzato per organizzare un centro del riuso, che è poi la prima attività che deve svolgere il cittadino prima di decidere la dismissione quindi di un oggetto. La differenziata è già attiva nel centro storico e nelle due circonvallazioni, recentemente è stata estesa anche nella zona artigianale industriale, dove le utenze domestiche raggiunte sono 457 e le attività artigianali industriali 146, dal centro commerciale Nuovo Borgo fino a Santa Brigida. Nel centro storico, dove il porta a porta è attivo da qualche anno, la percentuale di attuazione è pari all'80%. L'estensione del servizio per tutta la città si spera riuscirà a risolvere il crescente fenomeno di inciviltà che si registra maggiormente nelle frazioni. A denunciarlo a Onda TG sono i residenti che lamentano un comportamento poco rispettoso da parte di chi da Sulmona e dai comuni limitrofi lascia buste di rifiuti nelle periferie del capoluogo Peligno. Almeno facessero centro, rincarano con ironia gli abitanti della zona. Una maggiore sensibilizzazione sul tema arriverà proprio nella tre giorni di Puliamo il Mondo. Un esercito di volontari in campo per il decoro della città di Sulmona torna, come abbiamo sentito poc'anzi, da tre giorni di Puliamo il Mondo. Sentiamo tutto nel servizio. Tre giorni per rendere Sulmona più pulita e più bella. Anziani, volontari delle frazioni, studenti del liceo Fermi e del nido di via Sallustio, scout, giostra cavalleresca, alpini, migranti, Croce Rossa, centro anziani e altre associazioni, pronte a mettersi all'opera dal 23 al 25 settembre per l'iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo, giunta quest'anno alla terza edizione. Sono arrivate già 100 adesioni da parte dei volontari che avranno la possibilità di intervenire in veste di protagonisti nella tre giorni, con guanti alla mano, cappellino in testa e pettorino sulle spalle. Anche il comune di Sulmona aderisce all'iniziativa che vedrà coinvolte diverse zone della città. Si comincia venerdì mattina a Parco Fluviale, sabato ci si sposterà nei pressi del Conad di via Sallustio, nella chiesetta della Potenza e in quella di Maria Santissima Ossiliatrice in via San Polo. Nel pomeriggio ritrova Palazzo San Francesco per la pulizia del centro storico, Porta Napoli e Piazza Tresca. Domenica chiusura alle frazioni, precisamente nei pressi dell'ufficio postale di Torrone, nella chiesetta della Madonna di Loreto delle Cavate, fino ad arrivare all'Abbazia Celestiniana di Sulmona, piazzale di Via Montale e Viale Costanza. Proponiamo ai cittadini un piccolo gesto dal grande valore, quello di pulire il loro ambiente, la nostra casa comune, e rendere più decorosa e bella tutta la città, dal centro storico alle periferie residenziali fino alle frazioni, hanno spiegato in conferenza stampa l'assessore comunale all'ambiente Alessandra Vella e il consigliere comunale delegato alle frazioni Andrea Ramonno. Sulmona anche quest'anno per la terza edizione ha aderito alla manifestazione Puliamo il Mondo, che è un'iniziativa che si svolge in tante parti d'Italia, ma anche riprende l'iniziativa Clean
Clean Up the World, che si svolge nel mondo e che coinvolge oltre 35 milioni di persone e oltre 120 paesi. Sulmona ha deciso di aderire e coinvolgere sia le associazioni che hanno aderito. Ci sono diversi comitati, ci sono comunque, c'è Croce Rossa, eccetera. E questo è un momento importante per la nostra amministrazione, per creare anche un punto di contatto e di condivisione con la città, perché seppur vero che l'amministrazione deve preoccuparsi affinché ci sia sempre un servizio più efficace, efficiente e puntuale nella raccolta dei rifiuti, è importante che il cittadino impari a collaborare, a far sì che comunque anche con piccoli gesti si inizi ad aver cura della propria città e del patrimonio di questa città. È un momento per stare insieme, è un momento per sia per l'amministrazione di stare tra le persone, e poi è un momento per riscoprire anche i valori che sono stare insieme e l'impegnarsi per la propria città, e questo non significa far venire meno il lavoro del comune. Ad agevolare i volontari saranno gli uomini del Cogesa, come hanno ricordato l'amministratore unico Giuseppe Quaglia e il responsabile della comunicazione Oreste Federico, e quelli del comune attraverso gli interventi mirati nelle zone più delicate della città. C'è notizia di questi giorni: la Regione Abruzzo ha concesso un finanziamento che verrà utilizzato per organizzare un centro del riuso, che è poi la prima attività che deve svolgere il cittadino prima di decidere la dismissione, quindi di un oggetto. C'è ancora tempo per aderire a Puliamo il Mondo, ci si può iscrivere anche all'ultimo momento presentandosi nei punti di raccolta indicati. Ci spostiamo ora nel capoluogo di regione per parlare dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila con due suoi studenti del corso di pittura. L'Accademia delle Belle Arti partecipa a progetto di arte pubblica, un'iniziativa di respiro internazionale in collaborazione con il Comune e l'Università dell'Aquila. Dal 2014 con questa iniziativa vengono trasformate le impalcature dei cantieri della ricostruzione post-sisma del centro storico in una grande galleria d'arte all'aperto, su cui esporre le opere di artisti emergenti selezionati da esperti del settore dell'arte. È dedicato al bene comune il premio L'Aquila d'Oro, che torna il prossimo sabato 24 settembre, giunto all'undicesima edizione. Servizio. Rivitalizzare i valori italici attraverso il riconoscimento di particolari meriti ai discendenti delle famiglie italiche e a persone che si sono particolarmente distinte in azioni promosse a favore del territorio e delle comunità italiche. Questo è l'obiettivo del premio L'Aquila d'Oro, giunto quest'anno all'undicesima edizione, dedicata al bene comune. La pace nel mondo e il benessere dei popoli, unitamente ai beni materiali del creato, sono parte integrante del bene comune che l'uomo deve tutelare e promuovere quotidianamente come dovere civico nei riguardi delle future generazioni. Questo è il messaggio che partirà dall'Abbazia Celestiniana in occasione del premio patrocinato dal Consiglio regionale d'Abruzzo, dal Consorzio Universitario Sulmonese, dal Parco Nazionale della Maiella e dal Comune di Corfinio. Alla manifestazione che si svolgerà nella Sala Convegni Lorenzo Ciampa del Parco Nazionale della Maiella il 24 settembre alle ore 16, è stato conferito il premio di rappresentanza dal Presidente del Senato, Pietro Grasso, una rilevante onorificenza che premia il lavoro svolto nei precedenti anni per l'affermazione dei valori e degli ideali italici, necessari per invigorire il senso di appartenenza a una grande nazione denominata Italia già nel 91 a.C., il direttore del premio, Francesco Dinisio. Questo anno dunque lo celebriamo in una maniera insolita, nel senso che abbiamo voluto inserire un personaggio che rappresenta molto per noi e credo anche per l'America, la Nancy Pelosi. E insieme alla Nancy Pelosi verrà premiato l'ambasciatore e Sua Eccellenza Giulio Terzi, e poi abbiamo lo sport, quindi Aurelio Capaldi, il dottor Aurelio Capaldi, che appunto tutti insieme per noi rappresentano i capisaldi del bene comune. Bene comune che noi trattiamo per l'undicesima edizione e che da questa sala, quindi dalla sede del Parco Nazionale della Maiella, noi vorremmo trattare in modo approfondito con la presenza di questi personaggi per richiamare l'attenzione della comunità internazionale appunto
appunto alle componenti del bene comune, che riteniamo fondamentali per la società contemporanea. Quindi... Per il 2016 la Commissione Scientifica del Premio, presieduta dal professor Fabrizio Politi, conferirà il premio Aquila d'Oro alla leader Nancy Pelosi, all'ambasciatore Giulio Terzi, al giornalista Rai Aurelio Capaldi nel corso della celebrazione della 11ª edizione. Saranno anche assegnate 3 menzioni speciali dedicate al territorio italico. Alchimie cromatiche a Prato La Peligna, una mostra dedicata all'acquerello e alla scultura. Marco Malvestuto. Alchimie cromatiche è il titolo della mostra inaugurata domenica scorsa a Prato La Perigna, nella splendida cornice di Palazzo Colella, organizzata dall'associazione Leio. Il tema della collettiva è stato l'acquerello e la scultura ed ha visto esporre gli artisti dell'associazione che si dedicano a queste tecniche, oltre ad importanti artisti dell'area Peligna. La scelta dell'acquerello deriva dall'esigenza di dare rilievo a questa straordinaria tecnica, spesso a torto considerata una forma d'arte minore o di supporto ad altre tecniche. Ad introdurre la manifestazione è stato il giornalista Ennio Bellucci. Allora, pittura, scultura e acquerello. 31 artisti insieme qui a Palazzo Santoro Colello di Prato La Peligna, il salotto buono della città, per iniziativa dell'associazione Leio e di Enrico Cappuccilli in particolare, per rilanciare un genere pitturale un po' demodé, l'acquerello. Una gran bella iniziativa che pone ancora una volta al centro dell'attenzione questo palazzo che, come dicevo, è realmente, veramente un veicolo culturale di buon livello. Alchimia cromatica significa proprio la ricerca del colore, lasciando libero agli artisti di sbizzarrirsi nelle loro varie tecniche. Io sono stato l'organizzatore e ho avuto il privilegio di avere una stanza per me per fare una mini mostra. Gli altri sono acquerelli, i miei sono ad olio, io non faccio l'acquerello, faccio soltanto l'olio, e il presidente mi ha concesso di una stanza dove ho presentato 8 miei dipinti, ma sono ad olio. Sono intervenuti tra gli altri il presidente dell'associazione Leio, Roberto Di Giampaolo, l'artista storico, il professor Bruno Paglialonga, e l'allestitore della mostra, Nestore Presutti. Questa mostra intende mettere insieme la scultura e l'acquerello, due linguaggi completamente diversi perché le tecniche sono completamente diverse. Però questo è un fatto meritorio perché implica una integrazione tra le tecniche, ma anche e soprattutto una integrazione tra gruppi diversi, quello cioè della Leio e quello dei pittori peligni che qui risultano come ospiti, ma naturalmente va inteso come ospiti ed ospitanti essendo loro i padroni di casa. L'obiettivo della nostra associazione è quello di promuovere l'arte, gli artisti abruzzesi, ma farlo nell'ambito del territorio, quindi creando una sinergia tra territorio, quindi caratteristiche del territorio e diciamo così capacità artistiche degli associati. Ringrazio appunto la Leio perché è un'associazione che promuove arte e cultura in Abruzzo e lo fa veramente con dedizione ed interesse, con grossi nomi, con personaggi pittorici di tutto rispetto. Il professor Raffaele Gianantonio, presente alla manifestazione, ha colto l'occasione per dare un aggiornamento sul progetto culturale Beyond the Shape, realizzato in occasione del bimillenario ovidiano. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale di Prato La Peligna, Antonucci. Ci piace ospitare in questa struttura, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, insieme al teatro comunale, dove si svolge una stagione teatrale che ormai caratterizza Prato da diversi anni. Ci piace ospitare in questa struttura, come dicevo, che è una struttura di riferimento, vuole essere una struttura di riferimento non solo per gli artisti locali, ma anche per gli artisti della regione e ex regione. La mostra resterà aperta fino al 26 settembre negli orari di apertura del museo. Concerto al Teatro Caniglia di Sulmona, applausi a scena aperta per gli ambasciatori di Ovidio, i liceali del Polo Umanistico che ieri hanno inaugurato il loro anno scolastico. Vediamo.
un sontuoso concerto al Teatro Caniglia, inaugurato l'anno scolastico del polo umanistico Ovidio, fra la possente esibizione del maestro Gaetano Di Bacco e l'applauditissima performance degli ambasciatori di Ovidio, gli studenti del polo che hanno letto dei brani del sommo poeta. Comincia sotto i migliori auspici l'anno scolastico dei tre licei, Classico, Artistico e Vico, che unendo le forze hanno regalato 2 ore di intrattenimento e cultura al caloroso pubblico. Questa è la seconda edizione, che si realizza grazie ad importanti collaborazioni con la Camerata Musicale Sulmonese, con il concorso di canto Maria Caniglia. Ad aprire il concerto i saluti istituzionali del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, presente insieme al consigliere Roberta Salvati, del dirigente scolastico Caterina Fantauzzi, che ha lasciato liceali il messaggio del presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, recentemente scomparso, quando il 17 maggio 2001 si rivolgeva proprio ai giovani nel suo discorso in piazza Garibaldi. Quello che sto vedendo in questo momento è il più grande spettacolo del mondo, esordito il sindaco Casini. Il più bello spettacolo del mondo, dei giovani, dei ragazzi che si affacciano ad un nuovo percorso scolastico, vedo tanto entusiasmo, tanta gioia. Spesso i giovani hanno un po' paura dell'opera, ma l'uomo l'ha sempre cercata, ha sottolineato il direttore artistico del concorso Caniglia, Gaetano Di Bacco. Invito a leggere, a studiare le storie, perché in fondo poi l'uomo ha sempre cercato le stesse cose, da Ovidio fino ad oggi. È stato proprio il sassofonista a rompere le righe con una spettacolare esibizione, accompagnato dalla professoressa Sabrina Cardone al pianoforte. A loro si è affiancata la Vico Ovidio Music Band, orchestra ufficiale dell'istituto, diretta dal maestro Maurizio Ricciotti. I brani in programma hanno spaziato dai generi classici alla musica da film, toccando le opere dei più grandi autori del panorama italiano ed internazionale. Alcuni liceali hanno incantato il pubblico declamando i versi di Ovidio sotto la guida di Antonella Gentile. Forse di nozze tutto possiede, non possiede. Alta si ergeva la reggia del sole su elevate colonne splendente per i bagliori dell'oro e per Pirro che pare fondere fiamme. Con questo concerto vogliamo dare benvenuto ai ragazzi delle classi prime che entrano a far parte della grande famiglia del Polo, hanno aggiunto la docente Cardone e Lorenzo Scalzitti, studente del liceo classico. La manifestazione intende anche dare il via all'anno ovidiano nel bimillenario della morte di Ovidio. E avvicinare i ragazzi a quelle che sono le opere di Ovidio, quindi recitate in maniera espressiva e sottolineate dalle musiche eseguite dagli stessi ragazzi, perché intendiamo celebrare appunto il bimillenario della morte di Ovidio, che cadrà nel 2017, ma che noi comunque vorremmo celebrare veramente sempre. Oltre a dare il via a quest'anno scolastico importante quindi per tutti noi, abbiamo voluto dare il via anche all'anno ovidiano. Infatti quest'anno ricorre il bimillenario. Ovidio è il nostro poeta. Io personalmente il liceo classico lo sento tantissimo, ma tutti quanti lo sentiamo. L'appuntamento per tutti è con la lettura Ovidi, la rassegna culturale che riprenderà il prossimo 11 ottobre con un protagonista d'eccezione, l'attore Giorgio Pasotti. Ed ora apriamo la pagina sportiva. Successo per il sulmonese Giulio Perpetuo. La scorsa domenica, all'11ª edizione della Corrisernia, gara nazionale su strada, le 10 km, che ha fatto registrare una nutrita partecipazione di atleti nonostante il maltempo. L'atleta sulmonese, tesserato con la Trieste Atletica, ha tagliato per primo il traguardo molisano con il tempo di 32:16. Si tratta di un ottimo risultato in considerazione delle difficoltà del percorso e delle condizioni atmosferiche. La vittoria conferma i progressi di Perpetuo, che allenato da Giuliano Baccani sta tornando in piena forma in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali. Alberico Di Cecco si impone alla 14ª edizione della mezza maratona dei tre comuni a Prato La Peligna, avvincente la lotta per il secondo posto. Il servizio è di Domenico Berlingeri. Alberico Di Cecco trionfa alla mezza maratona dei tre comuni. Il campione italiano della 100 km nel 2014 e vincitore della Maratona di Roma nel 2005, tesserato ora con Lavini Fantini, si è imposto domenica a Prato La Peligna con il tempo di 1 ora 14 minuti e 9 secondi.
Di Cecco, dopo una partenza tranquilla, ha accelerato a metà gara, distanziando gli altri e vincendo senza alcun ostacolo. Ho impostato un ritmo abbastanza tranquillo nei primi chilometri, poi ho cambiato decisamente per cercare veramente di godermi l'ultima, di gestire l'ultima parte di percorso, e forse è stata la vittoria che più, diciamo, che meno mi ha impegnato, e anche se devo dire dietro c'erano avversari validi ed è stato un bel finale anche per tutto il resto del podio. Secondo posto per Domenico Caporale della Runners Chieti, che è riuscito a superare nel rush finale Antonio Bucci della Tocco Runners, che era stato sempre secondo per tutta la gara. Ci siamo guardati per i primi 5-6-7 chilometri, poi abbiamo un ritmo per me un po' troppo insostenibile, ho aspettato un po' la distanza. Poi il caso ha voluto che dietro di noi rinveniva Bisogno e mi ha spronato per riprendere. Poi c'ero in volata, c'ho qualche cosa in più di Antonio e sono arrivato secondo. Naturalmente faccio tante quelle gare, quindi sono qua un po' stanco, però sono contento anche del terzo posto, anche se ci ho provato a stare sempre dietro Alberico, però sono contentissimo così, bellissimo posto anche per la gente che mi conosce qui, quindi sono a posto per l'organizzazione, perché complimenti, che è una bellissima gara. Successo tra le donne di Lorenza Buzzelli della Pietro Mennea di Chieti, secondo posto per Gloria Ciccotelli della Runners Chieti e terzo per Martina Del Rosso della Running Pescara. Sono contentissima perché io avevo 1,30, quindi ho fatto il mio personale, sono contenta a prescindere dalla vittoria. Sono contenta del tempo. Seconda l'anno scorso, seconda quest'anno, alla mia giovane età è troppo bello. La gara ha fatto registrare il record di partecipanti con 600 maratoneti. Soddisfatti gli organizzatori del GAP, gruppo podistico amatoriale di Prato La Peligna. Quest'anno abbiamo battuto tutte le edizioni precedenti. Siamo, penso attualmente, stanno ancora arrivando, siamo quasi 600, la mezza maratona. Siamo arrivati quasi a 500 atleti, effettivamente Pratola continua a crescere nonostante il trend di alcune gare che invece è quello di perdere dei partecipanti. Penso che questo sia dovuto al percorso, alla nostra organizzazione che è sempre, non voglio insomma, non sono io a doverlo dire, però ormai con la data è quasi perfetta, ottimale, e soprattutto ad un discorso di promozione che noi facciamo durante tutte le gare, durante tutto il periodo che precede questa nostra manifestazione. Quindi non possiamo essere che soddisfatti. Ciclismo, successo alla Badia di Sulmona per il Memorial Carmine Salvatore, vince Di Leonardo. Il ciclista di Pianella Paolo Di Leonardo, tesserato con la società pugliese Team Calcagni Cavaliere, si è aggiudicato sabato alla Badia di Sulmona il terzo Memorial Carmine Salvatore, gara amatoriale su strada valida per il campionato regionale master della Federazione Ciclistica Italiana. Gli 86 corridori, giunti anche da fuori regione, si sono sfidati su un percorso di 11,3 km, con partenza nei pressi dell'Abbazia Celestiniana ed arrivo davanti alla Chiesa Madonna degli Angeli, ripetuto 7 volte, per un totale di 79 km. È stata una corsa abbastanza combattuta che ha visto prevalere Paolo Di Leonardo, che ha avuto un vantaggio di una manciata di secondi su Massimiliano Scipioni della Cicli Burracchio, a seguire un gruppetto di 8 corridori con il terzo classificato Manuel Fedele della Team Go Fast. Al momento giusto in cui è uscita la fuga sono stato abile nell'entrare appunto nella fuga al momento giusto. Nel tratto finale, sapendo di essere più lento rispetto ad altri, ho anticipato la volata e sono andato via poco dopo l'ultimo passaggio, e appunto in questo senso sono stato supportato dai miei compagni di squadra che hanno protetto la mia azione ed è bastato per arrivare da solo al traguardo. L'organizzazione è stata curata dalla SD Sulmonese Gas in collaborazione con la locale sezione dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e di Volontari delle Frazioni. L'evento è stato fortemente voluto da Tarcisio Iacovone per ricordare Carmine Salvatore,
presenti la moglie ed il figlio del compianto ciclista. Era una persona che per questo sport ha vissuto, diciamo, quotidianamente la sua vita, e quindi da lassù oggi sicuramente sarà stato contento. Al termine sono stati assegnati 10 titoli regionali, a conquistarli anche 3 ciclisti locali: Sonia Antonangeli della Confetti Pelino, Antonio Musti della Pedale Sulmonese e Giovanni Crugnale della Cicli Burracchio. Una bella competizione combattuta, velocissima, quasi 42 di media i vincitori, pertanto di un livello altissimo. Fortunatamente tutto è andato liscio, nessuna caduta, tutto perfetto, grazie anche all'intervento delle forze dell'ordine che sono stati impeccabili. Approfitto anche per ringraziare il nostro presidente della GAS, l'architetto Antonio Angelone, che ci sostiene e continua a sostenerci sempre per queste manifestazioni a lui molto gradite, e tutti gli altri che hanno collaborato alla buona riuscita di questa gara. Speriamo di proseguire anche negli anni prossimi, e sperando sempre una buona riuscita. Chiudiamo con il calcio giovanile: un pari e una sconfitta per le formazioni dell'Olimpia Cedas Sulmona all'esordio nei campionati regionali giovanili che hanno preso il via nello scorso fine settimana. Sabato al centro sportivo della Magneti Marelli la squadra degli allievi allenata da Gino Bianchi ha pareggiato per 3-3 contro il Roseto. Buona prestazione da parte dei sulmonesi, che hanno pagato qualche errore sotto porta e non hanno sfruttato alcune occasioni per la bravura dell'estremo difensore avversario. I marcatori sono stati Pelino, Di Pardo e Coletti. Cominciano male invece i giovanissimi di Spina, che domenica mattina sono usciti sconfitti per 5-0 dal campo di Scoppito contro la Miternina. Nel prossimo fine settimana saranno gli allievi a giocare con la Miternina a Scoppito e i giovanissimi a confrontarsi con il Roseto a Sulmona. Bene, era questa l'ultima notizia. Noi per questa sera ci fermiamo qui con Onda TG. La prossima edizione, come sempre, domani alle 13:30. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti una buona serata.